Stiamo monitorando la situazione, ci sono sicuramente con la variante nuova dei contagi nuovi, soprattutto nei confronti delle popolazioni più fragili. Infatti abbiamo già con la dottoressa Russo la prevenzione emanato delle circolari alle strutture extraospedaliere, quindi le case di riposo piuttosto che le strutture dove hanno soggetti più fragili, in cui abbiamo solo rimandato e ricordato quelle che sono le norme oggi nazionali, quindi l'utilizzo della mascherina, l'isolamento se ci sono dei casi positivi, non fare entrare chi ha già una sintomologia, insomma, che può essere riconducibile al Covid. Facciamo chiarezza anche sulle vaccinazioni, se partiranno, come partiranno per quanto riguarda il Covid. Le vaccinazioni partiranno, chiaramente non abbiamo ancora la circolare definitiva da parte del Ministero, però tutte le indicazioni ci dicono che arriverà questo nuovo vaccino che sarà indirizzato alla popolazione, ai soggetti più fragili, ai soggetti insomma, che hanno un'età più over 65, che hanno più patologie, e noi pensiamo insomma, di poterlo poi somministrare, chiaramente sarà poi il medico di base a scegliere, anche in contemporanea con il vaccino antinfluenzale, però attendiamo la circolare ufficiale da parte del Ministero. Anche perché sono ricominciate le scuole, no? Non è un dettaglio. Allora, sono ricominciate le scuole, ma possiamo dirlo, insomma, anche tutti quelli che sono stati questi mesi, sono stati dei mesi in cui abbiamo avuto la nostra completa libertà, siamo tornati alla piena normalità e quindi oggi io credo che serva solo un'attenzione, una consapevolezza e un senso di responsabilità da parte di tutti. Non ci spaventiamo, non ingrandiamo, ingigantiamo la cosa, ma siamo tutti, dobbiamo essere tutti, soprattutto nei luoghi più protetti come sono gli ospedali, le strutture residenziali extra-ospedaliera, alcuni luoghi dove sappiamo ci sono dei contesti più fragili, poniamo più attenzione.